Sindaco, una battuta sulle condizioni igieniche. Stiamo vedendo che ci sono dei problemi che dipendono dalla discarica, insomma qualche intoppo. La discarica sono stati superati almeno per la parte che ci riguarda, perché ha determinati limiti di differenziata. Noi per fortuna siamo dentro questi limiti e quindi si è riaperta per noi. Il tema invece che noi riscontriamo è ancora la lotta a una fascia di inciviltà che purtroppo c'è. Gli Agrigentini lo dimostra la percentuale che già al primo mese era del 37%, attendevano questo avvio, stanno partecipando in massa, sono collaborativi. Ci sono molte cose che certamente vanno perfezionate, migliorate come tutte le fasi di avvio, però adesso dobbiamo concentrarci nella lotta a quelli che della civiltà ne fanno strame, perché chi abbandona un sacchetto di indifferenziato per strada con un costo sociale che carichiamo a tutti i cittadini è un incivile, e quindi dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Chi eventualmente tenta di giustificarlo è del pari un incivile. Per il resto stiamo andando avanti e i risultati li vedo migliorare di giorno in giorno. Ecco, succede che nelle zone diciamo, di confine, un po' le terre di nessuno, le zone ai limiti con le altre città, è lì che diciamo, si ammassa maggiormente il rifiuto diciamo, abusivo, tra virgolette. Noi abbiamo delle aree di conferimento che sono le aree dove ci sono case sparse, dove diciamo, ci sono pochi residenti, specialmente nel periodo invernale, dove assicurare il servizio è pressoché impossibile, perché comporterebbe un aggravio di costo insostenibile sulla bolletta degli Agrigentini. Allora si fa come si fa altrove, cioè si realizzano delle aree di conferimento dove bisogna portare il rifiuto già differenziato, non indifferenziato. E quei cittadini che però risiedono lì, e sono pochi, avranno un risparmio in bolletta dell'ordine del 60%. Cosa accade? Che alcuni differenziano, altri incivilmente utilizzano quelle postazioni di differenziato per portare il rifiuto indifferenziato, e lì ci concentreremo nella lotta all'inciviltà.